Allora, eccoci adesso con Giovanni Costa, con lui solo una battuta su questa gara vittoriosa, difficoltà iniziale a metà partita e poi chiaramente risolti alla lunga, vittoria che comunque ci saluta, no? Calcio a 5, alla fine penso che i valori si vedono sempre sul campo e determinano il risultato, anche se devo dire che abbiamo incontrato una squadra molto disciplinata, corretta e ben messa in campo, una squadra che farà sicuramente con gli anni un buon percorso di classifica e anche di categoria, secondo me. È un allenatore bravo, bravissimo. Le due squadre sono state molto corrette e, contrariamente a quando dice il mio mister, io penso che se non fossero state molto corrette abbiamo avuto un arbitraggio insufficiente per me, perché poteva evitare certe scelte, insomma, che contraddittorie tra accumulativi e non accumulativi. Vabbè, lasciamo perdere. A livello tecnico parliamo della partita, 2-1 il primo tempo e poi chiaramente difficoltà enormi per voi per cercare di sbloccarla ancora di più, poi chiaramente tornando al quintetto base la squadra è dilagata, diciamo così. No? Ci sono anche gli avversari, quindi gli avversari stanno in campo per fare il loro e non l'hanno fatto bene. Il quintetto base nostro è un quintetto collaudato, sarebbe stato un sestetto o qualcosa in più se non avessimo avuto, come ha detto prima il mister, infortunio, squalifiche, piano piano le recupereremo, quindi non è un problema. Le ragazze piccoline si stanno volta per volta integrando con la squadra grande e stanno facendo un percorso diverso, un percorso con un campionato a CSI che facciamo su Cassino, perché andare a fare un FIGC su Roma giovanile sarebbe molto dispendioso, costoso, oltre che molto sacrificato per le ragazze che vanno a scuola la mattina e dovrebbero tornare alle 3 di notte da Roma. Quindi abbiamo fatto questa scelta, piano piano i risultati si stanno vedendo anche lì, ci sta la Antonella Cantagallo che le guida negli allenamenti. Diciamo, quante ne sono numericamente? Della squadra piccola sono 12 ragazze, sono 12 ragazze piano piano, e si accrescono sempre di più, anche perché noi facciamo un lavoro totalmente gratuito, quindi da noi non si paga retta, non si paga nulla, non si paga abbigliamento, diamo tutto noi, proprio perché ci rendiamo conto che è una disciplina che ha bisogno di essere incentivata e cerchiamo di farlo senza aggravio per le famiglie, cercando di far capire che comunque anche questo è uno sport che aggrega. A differenza degli anni passati, il calcio femminile sta prendendo sempre più piede perché ci sono sempre più ragazze che anche in Serie A vanno a seguire partite, cioè si appassionano, quindi è una cosa bella che ci aspettiamo ci dia i suoi frutti nel tempo che ci vuole. Immagino che comunque stai aspettando questa vittoria del campionato, quindi essere in C per riforme sarebbe un discorso diverso. Beh, noi a livello di immagine, di categoria, Formia, siamo alternati per anni tra C e D, C e D a livello di calcio a 5, abbiamo fatto buoni campionati di C, poi abbiamo fatto campionati di D, abbiamo avuto le crisi in tutte le società e adesso dobbiamo cercare di risalire, perché effettivamente penso che il palcoscenico che del calcio a 5 femminile compete a questa città che ha una tradizione in questo sport sia ben altro della Serie D. Poi ci stanno tanti fattori, quelli economici, quelli sportivi, quello di difficoltà di trovare ragazze, perché ci sono altri sport che attirano di più il pubblico femminile, però noi non demordiamo e quindi andiamo avanti e penso che riusciremo a avere buoni risultati. Queste ragazze che stai facendo il campionato CSI, c'è qualcosa che possa, ancora ci vuole tempo? Ci sono un paio di ragazze che hanno ottime potenzialità, sono veramente brave, le altre pure si stanno allineando, però non c'è una giovane matura che sta prendendo in giro. Allora, e altre ragazze che invece hanno bisogno di tempo, ma con l'aiuto del gruppo e con l'aiuto, diciamo così, anche delle ragazze grandi, perché a volte facciamo degli allenamenti tutti insieme, stanno piano piano acquisendo la personalità e la capacità tecnica individuale per poter ben figurare. D'accordo, mi sembra che è tutto, appuntamento alla prossima. Ciao. Grazie.